Convertiamoci alla parola di Dio. Cristo è risorto! Buona giornata, cari amici. Possa oggi essere un giorno benedetto, perché i nostri orecchi udranno la parola di Dio, il suo Vangelo che tocca tutta la nostra vita e la trasforma. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 11, dal 29 al 32. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, poiché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Amen». Ascoltiamo anche oggi la prima lettura dal libro del profeta Giona, 3:1-10. In quel tempo fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: «Uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire». Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Amen. Carissimi, nel Vangelo di Luca oggi ascoltiamo Gesù che si rivolge alla folla, parla a loro dicendo: questa generazione sta cercando un segno, chiedendo un segno, ma non le sarà dato altro segno se non il segno di Giona il profeta. Ecco che dobbiamo calarci in questo contesto in cui in realtà la generazione di cui parla Gesù sono coloro che non hanno accolto la sua parola, non hanno accolto la sua venuta e difficilmente accoglieranno qualsiasi segno Gesù farà, perché il loro cuore era indurito. Perché quella generazione aveva la sclerocardia. E di fronte alle parole, ai gesti e ai segni che Gesù faceva, non volevano credere. Anzi, li continuavano a dire: «Se tu sei il figlio di Dio, diccelo e noi ti crederemo». E quando Gesù gliel'ha detto, lo hanno condannato e lo hanno ucciso. Si parla di Giona. Perché Giona? Perché Giona è stato un profeta dell'Antico Testamento,
vissuto attorno all'ottavo, nono secolo avanti Cristo, ebreo, profeta, che ha ricevuto una missione da parte di Dio: predicare alla città di Ninive, della Siria, una grandissima città, perversa, perché non si comportava, non agiva bene e compiva tante cose che erano pagane, Giona doveva andare in quella città e predicare la conversione. Accade che Giona, invece, se leggiamo il primo capitolo, i primi versetti, si rifiuta di obbedire al mandato di Dio e non gli dice niente, prende una nave e va in direzione opposta. Ecco che finché va via dalla città dove Dio gli aveva detto di predicare, ci sono alcuni disagi, una grande tempesta, la gente a bordo dice: che cosa succede? Qui qualcuno ha portato un grande peso e a causa di questo peso c'è questa tempesta. Giona si confessa dicendo: io ho disobbedito al mio Dio, non ho predicato, sono scappato. Allora dice: se volete essere in pace, essere salvi, buttatemi nel mare. Lo buttano e Dio ha fatto in modo che una balena, un grosso pesce, si dice nel libro del profeta Giona, lo inghiottisse ed è rimasto 3 giorni e 3 notti dentro il ventre del grande pesce. Lì ha iniziato a chiedere scusa a Dio, Giona, e Giona poi ha deciso di fare la volontà di Dio. Ecco che dopo 3 giorni e 3 notti il grande pesce lo rigetta, arriva alla spiaggia, Dio di nuovo gli parla. Ecco il brano di oggi. Siamo al capitolo 3 e Giona decide di andare a predicare la conversione. Un brano meraviglioso, perché in realtà, se lo leggiamo bene, a Giona non piaceva la misericordia di Dio. Giona sapeva che Dio aveva un cuore grande e per quello non avrebbe mai voluto che si salvasse la città di Ninive, però è andato a predicare e la popolazione si è convertita alla predicazione di Giona e si è salvata. Ecco l'episodio di cui parla Gesù. Vediamo quanto c'entra con la nostra vita, con il nostro quotidiano. Che cosa oggi ci dice il profeta Giona? Che comunque, essendo stato 3 giorni e 3 notti nel ventre di questo grande pesce, noi sappiamo che è una simbologia profetica di ciò che poi è accaduto con Gesù, 3 giorni e 3 notti nel sepolcro, poi è risorto. Giona ha predicato la conversione a Dio, il ritorno a Dio, ha predicato quanto è importante ascoltare la parola di Dio, quanto è importante rivolgere il proprio cuore verso di Lui. Ecco oggi che cosa il Signore ci sta chiedendo. Rivolgiamo a Lui i nostri pensieri, i nostri sentimenti. Convertiamoci a Lui. Dove per conversione, fratelli e sorelle, e riprendiamo sempre dal greco, metanoia è un cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di vedere la presenza di Dio nella nostra vita, di vedere il mio vivere quotidiano, il mio operare, il mio relazionarmi con gli altri. Ieri abbiamo ascoltato la preghiera del Padre nostro e oggi gli diciamo: sia fatta la tua volontà, o Dio. Voglio ascoltare la tua parola. Voglio convertirmi, Signore, e non chiederti più segni, perché sei tu il segno più grande, perché la tua risurrezione è stata per me la vittoria nella mia vita. E perché soprattutto
È il Signore stesso che giorno dopo giorno ci dà segni concreti, visibili del suo amore, della sua misericordia. Pensate proprio a questo brano, Giona 3:1, è la parola che ho ricevuto quasi 2 anni fa, quando era scoppiata la pandemia. C'è stato il primo forte lockdown. Tutti eravamo chiusi, anche noi qui a Strona, nella nostra casa parrocchiale, e io come parroco, pastore, non potevo andare a visitare gli altri, e allora ho iniziato a mandare dei piccoli video su WhatsApp, di piccoli commenti della parola del giorno, e dentro di me sentivo che doveva essere annunciato a più persone, non solo ai parrocchiani o ai membri della coinonia Giovanni Battista, Osi di Biella, ma non volevo fare quel passo perché io in realtà sono timido e non mi piaceva, non mi sarebbe mai piaciuto far vedere il mio volto, la mia persona a tutti gli altri sui canali come YouTube o Facebook. E un giorno, precisamente il 28 marzo 2020, nella mia preghiera personale, ho aperto la scrittura. Noi diciamo a caso, ma perché è Dio che guida le nostre dita e mette il segno dove ci vuole parlare, nel brano. Il Signore mi ha detto: Luca, alzati, va a Ninive e annuncia la conversione, annuncia la mia parola. E quel giorno, quel sabato mattina, dopo la preghiera, ho compreso che avrei dovuto iniziare. Tanto che ufficialmente dal 30 marzo 2020 sono qui su YouTube ogni giorno, sono quasi 2 anni, assiduamente, costantemente, perché ho sentito come Giona la chiamata di Dio ad annunciare il Vangelo, a consolare molti cuori, a portare la speranza. E voglio continuare ad essere fedele e obbediente alla sua parola. Quindi questo canale, questo servizio non è nato a caso, così, per fare un servizio, ma per obbedienza alla parola di Dio. Quanto è importante, carissimi amici, obbedire alla parola di Dio in un modo profetico, perché Dio ci parla quotidianamente, anche quando apriamo la scrittura dopo la nostra preghiera. Allora insieme gli diciamo: vieni, Signore Gesù, noi abbiamo bisogno di Te. Abbiamo bisogno di conversione, abbiamo bisogno di un cuore nuovo, Signore. Vogliamo obbedire alla Tua parola, custodire i Tuoi precetti, camminare per le Tue vie. Signore, aiutaci, donaci coraggio, infondi nel nostro cuore il desiderio di realizzare la Tua volontà, di annunciare il Tuo amore, come ha fatto Giona, di annunciare la Tua misericordia, di annunciare che in Te c'è la vita vera, c'è la gioia, c'è la vera speranza, ma soprattutto c'è libertà in Te, Signore. E che noi possiamo essere strumenti oggi di pace, di luce per tutti coloro che incontreremo. A Te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan di oggi è: convertiamoci alla parola di Dio. Ecco l'invito di Giona, di Gesù, del Vangelo di oggi. Nuova mentalità. Seguire il Signore Gesù, obbedire alla Sua parola. Amen. Vi aspettiamo questa sera alle ore 21 su questo canale di YouTube, Coinonia Biella. Faremo insieme una veglia di preghiera per la pace in Ucraina e in tutta l'Europa. Lo faremo in uno stile nostro, quindi canti, preghiera, lode, parola di Dio che ci accompagna, perché senza la parola di Dio non possiamo vivere e preghiamo male. Ecco perché i salmi e alcuni brani ci accompagneranno, anche in lingua ebraica, proprio per scongiurare a Dio che torni la pace in Ucraina e venga la libertà che Gesù ha pagato per noi a caro prezzo. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo questa sera e domani. Ciao! Il Signore è mia luce, è mia
mia salvezza, il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito.